Io continuo ad emozionarmi ogni volta che vedo questa teca. Non posso non ricordare quei tre ragazzi, a parte chiaramente il giudice Falcone e la moglie, ma quei tre ragazzi che conoscevo per vederli tutti i giorni davanti alla stanza del capo della squadra mobile dell'epoca, e quando si riunivano prima di partire per il loro servizio. E è importante che la memoria continui a essere evidenziata, manifestata, raccontata alle giovani generazioni, perché non è possibile che i ragazzi di oggi pensino alla mafia come qualcosa di distante, come qualcosa di lontano, come qualcosa dei tempi di Falcone e Borsellino, come mi ha detto un ragazzo in una scuola del Nord Italia poco tempo fa. La mafia è attuale, è presente, oggi fa affari più che sparare, oggi cerca di accaparrarsi imprese economiche, di entrare nel mondo degli appalti, se possibile anche negli appalti del Recovery Fund, ma su questo stiamo lavorando per impedirlo fortemente, ma dobbiamo continuare a dirlo con forza: la mafia non è morta, la mafia è viva, e se non facciamo attenzione, se non lavoriamo in maniera decisa per contrastarla, rischiamo di farla diventare talmente forte che poi sarà impossibile debellarla completamente. La mafia oggi è molto più internazionale, non ha confini né del paese né dell'Europa, si sviluppa in tutto il mondo, ha cambiato radicalmente i propri interessi, oggi è molto orientata sui traffici internazionali di stupefacenti e sul riciclaggio degli ingenti proventi che vengono dal traffico di stupefacenti. Il reinvestimento oggi non è soltanto in puro riciclaggio dei soldi, ma è il tentativo anche di darsi una nuova veste imprenditoriale, di darsi una nuova facciata, di non essere più vista come quelli con la coppola e la lupara, ma di persone che hanno studiato magari all'estero o in importanti università in Europa o nel Nord Italia, e che hanno voglia di rigenerare i loro patrimoni investendoli in attività lecite. Non dobbiamo però dimenticare che quei patrimoni grondano sangue, questo sangue come che vediamo in questa teca, e che quindi il nostro compito è quello di confiscarli.